Ed eccoci qua. Ciao, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buona mattina, dipende da dove siete e cosa state facendo. Io sono Vera Gheno, normalmente mi occupo di questioni di lingua, sono una sociolinguista. Oggi faccio una cosa un po' fuori dalla mia comfort zone perché vi parlerò di una mia ossessione, una delle tante in realtà. Ma un'ossessione che condivido con due persone. Una è mia figlia Eva, che ha 16 anni, e una è Michela Murgia, che comunque oggi splende. Ciao Miki. E questa ossessione sono i BTS, che è un gruppo coreano, spesso definito una boy band. Vedremo anche di decostruire questa falsa nomea, perché i BTS sono molto più di una boy band. E per accompagnarvi in questo viaggio, non userò dei video, vi rimanderò a dei video dei BTS, ci sono in particolare due ai quali sono molto affezionata, ma illustrerò, le mie parole con le diapositive delle vacanze, in sostanza. L'estate scorsa, grazie all'accollo di mia figlia, che per tutto, l'anno precedente mi ha tirato per la giacchetta, siamo andate in Corea del Sud. Siamo state a Seoul e poi siamo andate a Busan, che è una città di mare, dove sono nati due dei membri dei BTS, e poi capirete anche il senso di questa operazione. E quindi ho pensato che per farvi calare in questa realtà, che molte persone conoscono, ma altrettante forse no, vedremo insieme un pochino di Corea. Quindi le foto che vedrete, tranne alcune che sono degli screenshot che poi vi spiegherò e mi servono per il discorso, sono tutte foto fatte da me. Per esempio, quella che vedete qui in apertura è una via di uno dei centri di Seoul, forse uno dei più commerciali, che si chiama Myeongdong, che è caratterizzato appunto da tantissimi negozi. Ma andiamo al dunque, andiamo al K-pop. Allora, K-pop, cioè Korean Popular Music o Korean Pop, poi vedete anche gli ideogrammi coreani, ma quelli non ve li sto a leggere. Che cos'è? È un'ossessione appunto per me e per molte altre persone, ma in senso ristretto, scusate, è una musica, un tipo di musica prodotta da major sudcoreane, destinata soprattutto all'esportazione e in cui i cantanti vengono definiti idol, quindi non cantanti, non ballerini, non rapper, eccetera, sono degli idol. E già questo, secondo me, deve iniziare a sfrucugliarci, a interessarci un po', perché idolizzazione delle persone che lavorano nel contesto del Korean Pop è di per sé già un fenomeno in parte paragonabile a quello che è successo dalle nostre parti nei decenni passati. Quando io ero ragazzina, c'erano gli Seventeen, c'erano i Take That, eccetera, eccetera. Ancora prima c'era, qui mi riferisco veramente ai dinosauri della mia età, c'era la grande suddivisione del mondo in Duran Duran e Spandau Ballet, se vi ricordate. Però il fenomeno del K-pop è un po' diverso, è in parte di derivazione di quel pop storico anni 80 e anni 90, ma in realtà è anche molto di più e vedrò di spiegarvi che cosa di più. Comunque, K-pop come termine, lo troviamo usato per la prima volta nel 99 e una delle caratteristiche tipiche di tutti i gruppi di K-pop è che sono dei gruppi numerosi, ci sono tante persone dentro e sono normalmente o tutti maschili o tutti femminili, cioè non ci sono gruppi misti, ognuno con un proprio concept, quindi c'è il gruppo più rap, c'è il gruppo più pop, c'è il gruppo che fa ballate, c'è il gruppo più scanzonato, c'è il gruppo più aggressivo, c'è un gruppo fatto tutto di membri, un gruppo femminile fatto tutto di membri stranieri, ad esempio, cioè nessuno coreano, che però canta, soprattutto in coreano, e anche questo è abbastanza interessante. E quindi, diciamo così, il fenomeno del K-pop, va oltre il pop e copre moltissimi gusti musicali diversi, cioè se tu sei una persona che vive in Corea, un gruppo di K-pop che corrisponde vagamente al tuo interesse musicale lo trovi quasi sicuramente. Faccio una premessa, io non sono un amante del pop. Quando c'erano i Duran e gli Spandau e poi quando c'erano i Take That, gli Seventeen, eccetera, eccetera, i Backstreet Boys e così via, io li trovavo troppo commerciali. A me è sempre piaciuto un altro tipo di musica, potrei fare un'ossessione sul mio gruppo musicale preferito, che sono i Nine Inch Nails, quindi completamente un altro settore. Chi di voi li conosce sa che sono
industriale, apocalittico, non saprei come definirlo. Comunque io sono un po' rimasta incastrata, musicalmente parlando, negli anni Ottanta, e quindi mi piace molto la New Wave soprattutto. Quindi a parte Nine Inch Nails, i Mission e tutto, insomma, i Sisters of Mercy, non so se qualcuno li conosce. Per cui capite che non c'è roba più lontana da me del pop. Questo vuol dire che inizialmente io A, non conoscevo il fenomeno, e B, non ero assolutamente interessata a conoscere il pop di altri paesi. E quello che è successo, come spesso accade, quando ci sono degli innamoramenti, è che due persone a cui voglio molto bene, appunto mia figlia e Michela Murgia, mi hanno corrotta, mi hanno portata sulla strada del K-pop. Comunque, ci sono questi grupponi grossi, e un'altra caratteristica che li accomuna più o meno tutti è che non sono delle vere band, nel senso non c'è il batterista, il chitarrista, la bassista, eccetera, ma gli strumenti rimangono, per così dire, dietro le quinte. Quello che si manda sul palco sono un gruppo di persone che fanno cose, in particolare cantano, ballano, rappano, quindi c'è magari quello più specializzato nel canto, quello più specializzato nel rap, anche nei BTS, così lo vedremo, e chi magari è più invece bravo o brava a ballare. Però alla fine tutti i membri fanno di tutto, e queste performance sono sempre accompagnate da un grande dispendio di effetti speciali, ologrammi, luci, insomma, fuochi d'artificio, effetti di fumo e così, giochi di fumo e così via, ma il grosso dello spettacolo sono tutti i membri della band, che a volte sono anche 15, no? Quindi molti di più di quelli a cui siamo abituati noi, qui con le nostre band, che fanno delle coreografie, portano a termine delle coreografie molto complesse, quindi è anche bello vederli ballare e cantare tutti in sincrono, no? Questa è una delle loro caratteristiche. La foto che vedete qui è una stradina di Busan, che è appunto questa città di mare sulla quale torneremo, e mi piaceva perché aveva questa atmosfera un po' da città incantata, quasi da Miyazaki, no? Per chi ha presente, ho questi riferimenti anche un po' nipponici. Questa invece è una maglietta che ho trovato andando in giro per Seoul, e è molto interessante perché dovrebbe essere You Matter, Don't Give Up, tu vali, non ti arrendere, ma se la leggi in orizzontale, You don't matter, give up, non vali nulla, arrenditi. E non so se questa polisemia era voluta oppure se era una di quelle buffe magliette che a volte si trovano in Estremo Oriente con le scritte un po' a casaccio. La uso come sfondo per continuare a spiegarvi cose sul K-pop. Allora, ogni gruppo, ogni band ha una sua fandom, cioè un gruppo di fan, chiamata con un nome specifico, quindi i follower, insomma le persone che seguono un certo gruppo, si identificano sotto una certa bandiera, e i gruppi sono gestiti da delle major, e queste major però, queste grandi poliponi di azienda, diciamo così, di società che ne gestiscono l'immagine, non ne gestiscono solo i proventi e la carriera, ma addirittura l'immagine privata, cioè non solo quello che loro mostrano in pubblico, ma a volte prescrivono anche come queste persone si debbano comportare nel loro privato. Da quando sono stata in Corea con mia figlia, è successo che ovviamente Facebook ha registrato i miei spostamenti, le cose che cercavo, le cose di cui parlavo, eccetera, eccetera, e quindi ogni poco mi propone dei contenuti che hanno a che fare col K-pop, no? Delle sponsorizzate, delle cose che hanno a fare col K-pop. E quello che ho notato in questi mesi di ritorno da Seoul è che ci sono tantissimi gossip che riguardano gli idol, e molti di questi gossip riguardano appunto la loro vita privata, ma in maniera molto giudicante, no? Tizio del gruppo X è stato beccato che faceva una cena con tizia del gruppo Y, e questa cosa, invece che essere liquidata con un saranno cavolacci nostri, no? Perché non c'è nulla di male, viene in realtà spesso trattata come qualcosa di disdicevole per cui l'idol si deve scusare. Ah, mi scuso se sono stato troppo esplicito, cioè delle cose che a noi occidentali sembrano quasi esagerate, però questo rientra secondo me in una filosofia lavorativa, insomma di impegno, sulla quale idem tornerò, ma che forse caratterizza un po', quelle popolazioni che vivono in quell'angolo del mondo. Comunque, una frase
che mi aveva colpito molto, di un documentario su come si fanno gli idoli del K-pop, cioè come si creano gli idoli del K-pop, che ho visto in aereo di ritorno da Seoul. Diceva questo, c'era questo signore di questa grande agenzia che diceva: a noi non interessa trovare persone talentuose, noi non andiamo in cerca di persone che sono già brave, noi andiamo in cerca di persone, come dire, di idoli in potenza, cioè di persone che con un training adeguato possono diventare degli idol. Quindi non cerchiamo il prodotto finito, cerchiamo l'embrione dell'idol. E questo vuol dire che a volte i talent scout prendono delle persone giovanissime anche dalla strada, no? Magari vedono per strada, un po' come facevano le agenzie di modelle una volta, mi viene in mente che molte supermodelle sono state trovate così per strada, e le fanno passare attraverso mesi, a volte anni, di training apposito, quindi canoro, training musicale, training a ballare, ginnastica, dieta, consigli di look. Si crea un prodotto. Quello che in un certo senso è impressionante del fenomeno dei K-pop è la precisione chirurgica con la quale si muovono queste major, no? Che quindi decidono a tavolino di creare un fenomeno, no? Qualcosa che diventi fenomenale. E c'era questa frase: noi non cerchiamo talenti, li alleviamo. E usava proprio il termine breeding, no? Come si fa con gli animali, e la cosa mi aveva abbastanza stupito, anche proprio per il lessico usato. Ecco, tanto per dare dei numeri, uno pensa ai BTS, pensa alle Blackpink, che sono un po' i due gruppi principali, BTS maschile. Interessante è che cantano soprattutto in coreano con degli inserti in inglese. Ovviamente, volendo diventare popolari anche nel resto del mondo, a molti idol viene richiesto di cantare in inglese. Non è detto che gli idol conoscano l'inglese, cioè sappiano parlare l'inglese, ma perlomeno si imparano i testi delle canzoni. Questo, se avete visto qualche intervista ai BTS che sono stati negli Stati Uniti negli scorsi anni, molti di loro parlavano con l'interprete, cioè rispondevano in coreano alle domande in inglese che loro sentivano tradotte dall'interprete, perché insomma imparare un'altra lingua è una cosa, cantare imparando un testo a memoria si può anche in lingue che non conosci. E quindi usano queste due tecniche, il cosiddetto code mixing e il cosiddetto code switching, cioè che a volte cambiano lingua all'interno di una frase, a volte cantano degli interi refrain, dei pezzi di canzone, invece tutti in una lingua. E se voi ascoltate i BTS o le Blackpink, appunto, noterete che ci sono questi passaggi. Quello che notava Michela, poi tornerò su un contenuto che lei ha creato ad hoc, è che i BTS, soprattutto i BTS, hanno convinto tre quarti del mondo a cantare in coreano. Cioè io stessa ogni tanto canticchio dei ritornelli in coreano, no? Quindi hanno come si può dire, esportato il coreano in tutto il mondo grazie alla loro musica. Ma veniamo ai BTS. Questa pregiata fotografia in cui sono tutti bellini sistematini perché erano alla Casa Bianca. I BTS, quello è il nome in coreano, o Bangtan Sonyeondan, o Bangtan Boys, cosiddetti. In coreano vuol dire Boy Scout a prova di proiettile. E come vedete sono tanti, sono sette, e vi ho messo i nomi in fila, quindi V, Jungkook, Jimin, RM, Jin, J-Hope e Suga, tutti qui bellini vestiti da persone serie, già perché oltre che essere stati negli Stati Uniti hanno anche fatto molte operazioni di advocacy nel mondo, hanno ricevuto forse qualche anno fa la nomina a ambasciatori del presidente della Corea del Sud, quindi sono anche rappresentanti, per così dire, politici della Corea, del governo della Corea all'estero. Eccoli qua. Diciamo che qui sono in una versione abbastanza sistemata, perché invece molto spesso li troviamo così, con i loro capelli di tutti i colori assortiti. E qui li vedete anche fare
il famoso gesto che spesso è anche stato frainteso in Italia, il gesto del cuore, perché è molto da boomer fare così, non si fa più, queste sono cose, no, non si fanno più, no, sto dicendo alle persone che sono qui in sala come che no, il cuore così è proprio da vecchi, adesso il cuore si fa così, lo faceva anche Michela e qualche esponente di qualche partito di testa, partito di cervello, aveva presunto che questo fosse un modo di mandare una varietà del fuck you, una variante del fuck you, invece no, cioè vuol dire cuore, se vedete questo è un cuore e qui vedete i nostri baldi giovani che stanno facendo il segno del cuore. Comunque, i BTS non sono attivi dall'altro ieri, praticamente sono attivi da 10 anni, si formano a Seoul nel 2013, sono amministrati da questa società che vedete, fra l'altro, il cui logo vedete all'inizio di ogni loro video, la Big Hit Entertainment, quindi ogni volta che fate partire un video, ad esempio su YouTube, vedete che prima cosa c'è il logo di questa compagnia. Una cosa anche insolita, forse per i nostri standard, è che la formazione non è mai cambiata, è sempre stata uguale, sono sempre stati loro 7 che praticamente formano questo nucleo quasi familiare, se vogliamo chiamarlo così. I membri adesso hanno fra i 27 e i 30 anni, quindi insomma ne avevano fra i 17 e i 20 10 anni fa. Si può dire che siano praticamente cresciuti insieme. Si coltiva, fra l'altro, questa, come si può dire, questa agiografia dei membri delle varie boy band, ma anche dei BTS, come se fossero quasi coabitanti in una sorta di casa del Grande Fratello, cioè si fanno vedere che stanno insieme anche fuori dal lavoro, spesso si muovono tutti insieme, sembrano molto in armonia e a lungo si è anche evitato di far sapere qualsiasi cosa della loro vita privata, no? Come se fossero quasi, come dire, degli ologrammi, no? Senza una vita affettiva, sentimentale, eccetera. Sono loro, sono questo gruppo che si muove in maniera molto coesa e nascono originariamente come un gruppo di hip hop. Se voi andate a vedere i primi video, quelli di un pochino di anni fa, noterete che sia nel look, sia nel modo di cantare, sia nello stile dei brani, c'era questo elemento appunto più esplicitamente di hip hop, no? Tipo di ragazzi di strada, no? Giacchettoni così un po', che era, credo che sia stato quello lo stile che ha attratto mia figlia così tanto. Perché mia figlia balla hip hop e balla, insomma, fa il corso di hip hop e spesso balla le coreografie appunto di questi gruppi K-pop, in particolare dei BTS, è così che ci sono arrivata anch'io. E adesso, no, prima vi dicevo che siamo in un momento di pausa, perché che cosa è successo? Nel 2022 i BTS hanno annunciato una pausa abbastanza lunga, perché avete visto sono fra i 27 e i 30 anni, quindi hanno età un po' diverse, quasi omogenee ma un po' diverse, e la pausa è dovuta al fatto che per quanto possano avere rimandato il servizio di leva, adesso è arrivato il momento che facciano il militare. Ovviamente molti fan, soprattutto molti e molte fan, soprattutto fuori dalla Corea, si sono chieste se non sarebbe stato possibile evitare ai membri dei BTS di fare il militare, anche perché è una leva lunga, cioè dura quasi 2 anni, non è una naia da scherzarci. La risposta è: non sarebbe stato possibile riformarli, perché uno dei compiti dei gruppi di K-pop è quello di essere esemplari per i giovani coreani. Ce l'hanno proprio praticamente da statuto, quindi nessuno di loro deve drogarsi, bestemmiare in pubblico, parcheggiare fuori dalle strisce, cioè fare qualsiasi cosa disdicevole, e di conseguenza, dovendo mostrare l'esempio, devono fare la leva, cioè non è una cosa che possono evitare dicendo ma noi siamo VIP, perché questo ovviamente li metterebbe in cattiva luce, allora vi sentite meglio di tutti gli altri, invece tutti, cioè qualunque sia la tua estrazione eccetera eccetera, sta cosa non la puoi evitare, e loro in questo modo danno l'esempio. Mi scuso con la ARMY, non mi ricordo mai tutti i nomi, infatti mia figlia mi cazzia sempre per questo, quindi non farò nomi, ma proprio credo una settimana o 10 giorni fa, insomma recentemente, è entrato nel militare l'ultimo, il più giovane dei membri dei BTS, che comunque hanno annunciato una reunion per il 2025, quindi l'ARMY è lì che aspetta, e intanto ci sono ovviamente vari progetti solisti dei vari membri, ed è molto buffo che da una parte
questi progetti stanno avendo molto, molto successo. Dall'altra, una parte dell'ARMY è molto preoccupata che a un certo punto questo possa, cioè il successo personale dei vari membri possa impattare sulla reunion stessa del gruppo, perché ovviamente l'ARMY, anch'io, ci tiene molto a rivederli tutti insieme dal vivo. Ho spoilerato appunto che la fandom dei BTS, vi dicevo che ogni gruppo, no, ha il suo nome, ogni fan di ogni gruppo ha il suo nomignolo, il suo nome, e i fan dei BTS si definiscono ARMY. Quello che vedete in alto a sinistra è il logo dei BTS, è l'ultimo logo dei BTS, in realtà ce ne sono stati altri due prima, meno stilizzati, soprattutto uno che vagamente ricordava un giubbotto antiproiettile a un certo punto. E se vedete, il logo dell'ARMY è il logo dei BTS invertito, no? Con le due parti invertite, quindi uno in apertura e uno in chiusura. E questi loghi simili hanno un senso. C'è molta identificazione fra i cantanti, i membri dei gruppi del K-pop e le loro fandom. Ci sono molti scambi, cioè ci tengono molto a non creare una distanza fra i fan e i membri. E quindi anche il fatto che i due loghi, no, dei BTS e dell'ARMY si richiamino è un riferimento a questo completarsi a vicenda. I BTS lo dicono spesso nelle loro interviste, noi siamo i nostri fan, nel senso che senza i nostri fan noi non esisteremmo, e quindi l'ARMY ci è moltissimo cara. C'è una cosa che diceva sempre Michela quando parlava dei BTS e dell'ARMY, che anche un solo fan o una sola fan in solitaria è ARMY, perché ARMY è un concetto che vale sia per il singolo sia per una pluralità. Ovviamente, come tutte le fandom che si rispettino, anche l'ARMY ha un suo light stick ufficiale. Apro parentesi, ai miei tempi, quando c'erano i dinosauri e c'ero io, ai concerti si tirava fuori l'accendino, no? Ovviamente distruggevi l'accendino, lo liquefacevi, si staccava la rotellina, esplodeva tutto. Adesso siamo più poi c'è stato il passaggio luci dei cellulari, no? Accendiamo le torce dei cellulari ai concerti, ma nei luoghi veramente evoluti come in Corea del Sud questo non poteva essere lasciato al caso dell'accendino, e allora ci sono i light stick, no? Cioè dei robi per fare luce ai concerti, e ogni fandom c'ha i suoi. C'hanno forme diverse, colori anche delle luci diverse, e quella dei BTS è fatta così, è una specie di gelato, diciamo così, un lampione da mano, ok? Che si chiama ARMY Bomb. Ora, loro si chiamano ARMY, quelli si chiamano ragazzi antiproiettile, Light Stick si chiama ARMY Bomb, sembra che ci sia un evidente richiamo al mondo militare, no? Al gergo bellico. E in parte è vero, in parte bisogna tenere conto di una serie di attenuanti. Allora, intanto ragazzi a prova di proiettile, più che essere un riferimento bellico, è un riferimento alla stamina, alla resistenza, alla cazzimma. Se fossero napoletani, i BTS avrebbero la cazzimma, che è questa forma di cocciutaggine anche positiva, diciamo, di fronte ai rovesci della vita, e questo era un po' il senso di chiamarsi così. Dopodiché i riferimenti bellici ci stanno anche se ci ricordiamo che la Corea del Sud, che è un posto molto pacifico, almeno apparentemente, ma è in guerra perenne con i vicini del nord, con la Corea del Nord, quindi considerate che la Corea del Sud è un paese che ogni due per tre sente il dittatore della Corea del Nord che dice mo li nuclearizziamo tutti, quindi che ci sia anche un certo stato di agitazione perenne, e che quindi la questione bellica, anche se sottotraccia, ma ci sia proprio, come dire, nel background cognitivo della popolazione, non è così strano. Vi dico solo questo. Una delle cose stupefacenti di Seoul è la rete della metropolitana, no? Ci sono tantissime linee, funzionano benissimo, la metropolitana c'ha la musichetta tutte le volte che arriva in stazione, e tutte le volte che un convoglio arriva dentro la stazione si sente la musichina di trionfo, che fa molto ridere a noi occidentali, ma quello che è davvero impressionante è la rete sotterranea formata dalle stazioni. Le stazioni, che spesso connettono più linee tra di loro, sono enormi, si estendono sottoterra a volte per chilometri, e in realtà hanno un secondo scopo, cioè ci sono interi shopping center. Tu entri
nel cunicolo, no? Scendi le scale della stazione della metro e ti trovi un centro commerciale prima di arrivare alla stazione vera e propria. Non è solo una questione di comodità, è anche una questione di creare dei possibili rifugi. E questi rifugi servono in vari momenti. Uno, nel caso di terremoti, sconvolgimenti, diciamo così, legati a fenomeni naturali, tifoni, perché ci sono anche i tifoni. Poco prima che io e mia figlia arrivassimo in Corea c'era stato proprio un'allerta a tifoni, ma servono anche come rifugi antiatomici, perché non si sa mai. E quindi possono essere chiusi, sbarrati, e tantissime persone possono cercare rifugi proprio nella parte sotterranea della città. Camminando per questi cunicoli dove ci sono degli armadi a disposizione del pubblico con maschere antigas, razioni d'acqua e varie cose, ti rendi comunque conto che per quanto tu stia in un paese pacifico, a poche centinaia di chilometri la situazione non è esattamente così rosea. Quindi anche tutti questi riferimenti bellici io li vedo un po' in continuità con un certo spirito nazionale. Comunque andiamo oltre. Ha tristemente senso questa foto. Questa è una via di Busan, che quindi è come Miami, no? Non è esattamente Riccione, è un po' più grossa, per quanto anche Riccione sia molto carina, ci ho passato una parte della mia vita. Ma quello che è interessante è che quell'animalino che vedete è il logo con cui Busan si è candidata a sede dell'Expo 2030, e proprio in questi giorni abbiamo saputo che alla fine non ha vinto, cioè sia Roma sia Busan hanno perso, e quindi questa mascotte, ecco, rimarrà un apax, no? Rimarrà solo una mascotte in potenza. Non diventerà mai un mascotte ufficiale perché non si terrà l'Expo 2030 a Busan. Ma torniamo ai nostri BTS. I BTS hanno 16 album pubblicati, di cui 9 in studio, quindi gli altri sono live, eccetera, eccetera. Hanno venduto circa 45 milioni di dischi fisici, cioè considerate che gli ultimi 10 anni non sono... Non c'è più il feticcio, diciamo così, del disco, no? O anche del CD. Se io penso quanto andavo in cerca del CD che mi serviva, magari lo trovavo comprandolo a distanza perché non c'era nel negozio di dischi, eccetera, e ora invece è tutto smaterializzato, mi dispiace anche un po', però diciamo che al feticismo degli idol è legato anche al feticismo dell'oggetto, e quindi in questo contesto si vendono ancora dischi. E la cosa più buffa per noi è scoprire questo, cioè che i BTS concorrono per lo 0,3%, forse addirittura lo 0,5%, al prodotto interno lordo annuale della Corea del Sud. Quindi, cioè, voglio dire, fanno parte del benessere economico finanziario di tutta la Corea del Sud. Capite quanto è grosso il fenomeno dei BTS? È un luogo, la Corea, che coltiva le sue radici. Ora qui io facevo vedere un videino, ma in realtà non ha nessuna rilevanza perché non credo che si senta, ma la prima sera che io e mia figlia siamo arrivate in Corea, abbiamo beccato un concerto di tamburi tradizionali in piazza, quindi c'era tantissima gente che guardava questi signori che battevano, facevano questa roba, tamburellavano, diciamo così, in maniera molto ritmica e molto bella. E quindi la prima cosa che ho pensato è stata: ammazza, quanto sono legati alle loro tradizioni coreani. Effettivamente sì, molte persone si mettono nel fine settimana i vestiti tradizionali, insomma ci si tiene moltissimo. E poi arrivi alla torre della televisione, diciamo, che è sopra Seoul, e quindi c'è un bel vedere, e trovi i lucchetti di moccia, no? Cioè i lucchetti attaccati, diciamo così, in alcuni casi ai ponti, in questo caso a una specie di cancellata, sono una costante che io trovo in tutto il mondo. E quindi mi ha fatto molto ridere questo fenomeno dei lucchetti d'amore attaccati in giro, che ha preso anche la Corea. Ma se da una parte c'è una grande cura, diciamo, della tradizione, dall'altra appunto la Corea del Sud è riuscita a partorire un gruppo come i BTS. Qui io avrei fatto vedere il video di Dynamite, che è stato uno dei più grandi successi, diciamo forse la canzone con la quale sono stati più conosciuti all'estero, fuori dalla Corea del Sud. Di nuovo mi scuso con la ARMY,
So che i membri dell'ARMY conoscono molto meglio la discografia dei BTS, ma diciamo noi gente comune abbiamo conosciuto i BTS tramite Dynamite. Quindi questo è il momento in cui vi segnate Dynamite e poi, se siete completamente ignoranti di BTS, vi andate a cercare il brano, io non ve lo farò vedere. Ma c'è altro da dire. Allora, se avete notato, i membri dei BTS sono dei volti puliti, rassicuranti. Secondo l'estetica occidentale, io ho sentito spesso anche il giudizio di effeminati. Ah, non sono effeminati, è un tipo di bellezza molto androgina, diciamo così, cioè un maschio molto curato, abbastanza glabro, ma del resto gli orientali non sono famosi per essere particolarmente pelosi, e rientra, secondo me, anche l'estetica di queste persone in una generale tendenza alla cuteness, che è una caratteristica comune di molti paesi dell'Oriente, no? È tutto caruccio. Questa, per esempio, è la foto di un cartello minacciosamente brandito da varie signore che passeggiano su e giù per le vie di alcuni dei borghi più tradizionali in cui si sono mantenute le casine tradizionali a Seul. E fondamentalmente c'è scritto Talking Whispers. Per favore sussurrate, perché voi turisti caproni date fastidio alla gente che vive in questo posto. Però il tutto, no, con un cartello che tutto sommato è molto carino. Ecco, e questo mi faceva morire. Mi ero scaricata l'app per informarci dell'arrivo dei tifoni e questa è la mascotte che ti dice che non ci sono cicloni tropicali attivi al momento, no? Cioè, immaginatevi questa tendenza alla carineria, no? Che è ben riassunta nella parola giapponese kawaii, no? È tutto kawaii, cioè anche i BTS a loro modo sono kawaii. La mascotte anticiclone è kawaii e anche la ragazzina che dice fate piano è kawaii. Se c'è molta kawaiiness, chiamiamola così, in Corea del Sud, è anche vero che c'è anche molto impegno, cioè anche solo camminando per strada, questa è una stazione di polizia, ci si rende conto che le persone ci tengono a performare bene, a fare bene, no? Si impegnano nel loro lavoro e credo che proprio impegno sia una delle parole chiave che possono essere riferite al K-pop in generale, tutta gente che si fa un sedere pazzesco e anche ai BTS che, essendo il fenomeno che sono, potrebbero pure rilassarsi e dire vabbè, pigliamocela con calma. E invece no, e invece ad esempio sono stati mandati ufficialmente in rappresentanza della Corea del Sud alla 76esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove hanno tenuto un sentitissimo discorso sull'ecologia. Fra l'altro è un discorso che vi consiglio di andare a cercare, questo è solo uno screenshot, perché è molto interessante come i membri si passano in assoluta armonia la parola vicendevolmente, cioè a dimostrazione che anche questo se l'erano preparati benissimo. Cioè io la sensazione che ho ogni volta che vedo questi gruppi performare è di che veramente ce la mettono tutta. Cioè non c'è mai un momento in cui fanno le cose a caso. Ci sono addirittura sia su Instagram sia su TikTok molti video di papere, tipo Tizia le si rompe, non so, la cinghia del reggiseno mentre balla, o un'altra che scivola. E quello che è impressionante, quasi incomprensibile, inconcepibile per noi, è che la persona in questione si rialza, si sistema e continua a ballare come se niente fosse. Perché? Perché io devo fare quello, no? Questo è il mio fine. Del resto, non mi stupisce che fra tutte le cause possibili i BTS abbiano scelto quella dell'ecologia, perché questa è una vista di un pezzo di Seul, questa è la Lotte Tower, la torre più alta, il grattacielo più alto di Seul, che sotto ha un parco divertimenti in mezzo a un lago. Ma considerate che quelli che qui sembrano casipole sono a loro volta dei palazzoni di 50 piani, quindi capite quanto sono in alto. Ovviamente è la città dei contrasti, no? Voi vedete che ci sono i palazzoni da una parte e quelle con il tetto verde sulla sinistra sono invece delle casine più tradizionali. Seul è immensa, non ne vedi la fine. Tutto sommato sembra una città abbastanza vivibile, ma mi capisco bene che a una persona possano venire degli scrupoli ecologici, no? Soprattutto vivendo in un luogo così intensamente sia urbanizzato sia antropizzato. Chiaramente anche questo lago è finto, no? E quindi a volte c'è la sensazione di vivere in un plastico viaggiando per le vie di Seul. Comunque, questo senso di devo fare bene il mio lavoro ha una definizione sempre in giapponese,
Ma del resto Giappone, Cina e Corea, diciamo, sono abbastanza in contatto nel fenomeno del K-pop. Per esempio, la maggior parte della fandom, il grosso della fandom dei BTS, che pure è mondiale, sta proprio in Cina. Michela parlava di circa 90 milioni di persone che appartengono alla ARMY, ma una buona fetta di questi 90 milioni risiede in Cina, no? Quindi non è strano se io adesso uso una parola giapponese che è Ikigai. E che cos'è l'Ikigai? L'Ikigai è tradotto spesso come la forza vitale che ti fa alzare la mattina. Però nella filosofia orientale l'Ikigai è anche lo scopo che tu ti prefiggi nella vita. E ho messo questa foto per un motivo non casuale. Laddove sulla sinistra vedete delle persone sedute a un bancone, quello è il bancone di una friggitoria che era accanto all'albergo dove stavamo con mia figlia e tutti i giorni noi passavamo e c'era sempre questo signore compuntissimo che dalle 6 di mattina alle 10 di sera friggeva, friggeva, friggeva. Poi abbiamo letto le recensioni che è la migliore friggitoria street vendor, no? Da strada di tutta la zona, di tutta Myeongdong. E passando lì mia figlia si chiedeva, ma questo signore non si stanca mai a friggere? E allora io ho pensato a un vecchio documentario, film che ho visto, che si chiama Jiro Loves Sushi, forse qualcuno l'ha visto, che parla di questo gran maestro che all'epoca aveva 90.000 anni, esperto di sushi, che ha dedicato tutta la sua vita al perfezionamento del sushi. Ecco, questo ikigai, no? Lo scopo della mia vita è fare il sushi perfetto, lo scopo della mia vita è fare la frittura perfetta, lo scopo della mia vita è fare la canzone perfetta, è qualcosa secondo me di lontano dalla nostra filosofia di vita in generale, ma che io apprezzo molto tutte le volte che mi avvicino alle persone orientali. Comunque, andiamo, c'è il momento diapositive davvero. Questi sono tutti scampoli di Seul. Vedete questo muro di condizionatori, giacché fa molto caldo. D'altra parte il ristorante specializzato in pesce palla, quindi diciamo culture varie che si incontrano. Una vista di uno dei canali che passano per Seul, lungo i quali ci sono spesso concerti improvvisati proprio di piccoli gruppi K-pop che vorrebbero ambire, diciamo, essere più conosciuti. E questa era una statua, un'opera d'arte, un'installazione in un posto molto, molto carino che mi aveva colpita perché appunto c'è questo cagnolino e questo signore che guardano verso l'infinito e ci vedevo qualcosa di questo senso di Ikigai, appunto, di cui parlavo prima. Cambiando scenario, con mia figlia abbiamo deciso di includere un paio di giorni a Busan. Perché? C'è un motivo molto personale. Appena prima che partissimo per il nostro viaggio ci è arrivata notizia della morte di Michela Murgia. Michela aveva più volte espresso il desiderio di fare un viaggio in Corea del Sud e non ce l'ha fatta, purtroppo se n'è andata prima. Allora, benché avessimo già deciso di andare, perché appunto mia figlia era stata lì, andiamo, eccetera. Insieme di concerto, abbiamo anche deciso di dare un significato diverso a questo viaggio e di cercare di ripercorrere un'ipotetica strada che forse Michela avrebbe voluto fare, perché Michela aveva proprio detto che le sarebbe piaciuto, oltre che Seul, visitare proprio la città di Busan. E quindi è così che ci siamo trovate a Busan, decidendo di finire questo viaggio che Michela non è riuscita a fare. E Busan è questa roba qui. È una città portuale, densissimamente abitata, molto incasinata, questa è una via del centro, che ha anche però degli angoli molto tradizionali come questo villaggetto chiamato Gamcheon, ho cercato di fare una foto, insomma, che facesse vedere tutte queste casine colorate, ma l'importanza di questo posto per Michela e per qualsiasi membro dell'ARMY è che in questa cittadina, in questa città, sono nati due dei membri dei BTS, Jungkook e Jimin. E questo è un enorme murale o mural che trovate al Gamcheon Village, dove ovviamente qualsiasi persona che appartiene all'ARMY va e si fa fare il selfie insieme alla gigantografia di Jungkook e Jimin. E giacché si parlava di Michela, su YouTube, se andate a cercare, troverete una sorta di
lezione tenuta proprio da Michela e da Chiara Valerio ad argomento BTS, e lei racconta che la sua ossessione per i BTS nasce in un momento preciso, in un momento in cui era molto triste, molto giù di corda. È entrata in un negozietto e c'erano questi BTS a palla, ma lei non sapeva chi fossero, però questa musica l'aveva immediatamente messa di buon umore, e quindi Shazam cerca il nome del brano, scopre che è un brano dei BTS e lì inizia a appassionarsi e a ricercare. E una delle cose che Michela diceva sempre è: non chiamiamoli una boy band. Cioè, di boy band hanno il fatto che sono boys, è vero, sono ragazzi, ma non sono neanche più tecnicamente ragazzi. Cioè, boy band vuol dire che i membri sono molto giovani. Beh, adesso mediamente i membri hanno circa 30 anni, quindi anche chiamarli boy band è una diminuzione, no? È un po' come non considerare degli artisti pieni. Quindi lei diceva: sono molto più di una boy band, sono un fenomeno culturale. Per esempio, ricordiamo che loro nelle loro canzoni parlano anche di temi rilevanti, di temi di importanza sociale e culturale, non solo, per citare le parole di Michela, amorazzi giovanili, no? Mi piace quello, mi piace quella, ma appunto anche temi di giustizia sociale, appunto di ecologia, eccetera. E sempre nelle parole di Michela, i BTS non possono essere considerati semplicemente dei ragazzetti che cantano delle canzonette, perché sono dei soggetti di rilievo nel panorama culturale mondiale. E fa nota anche, questo in un discorso con Chiara Valerio, che tendenzialmente questi gruppi, ma in particolare i BTS, tendono a venire discriminati o sminuiti sia in quanto asiatici, e purtroppo dalla pandemia ci siamo portati dietro questo sinofobia, diciamo, no? Questo odio per le persone orientali, che però i BTS in qualche modo hanno mitigato, e anche in quanto considerati cosa da donne, no? Siccome sono carini, sono bellocci, caruccetti, allora molti uomini, molti maschi nell'Occidente si vergognano a dire che gli piace la loro musica, perché hanno paura di apparire poco virili, eh? E invece, come nota anche Michela, promuovono un modello di maschilità molto nuovo e molto contemporaneo, che va anche oltre quei modelli di cui ultimamente, per fortuna, si parla sempre di più, di maschilità tossica. Cioè, non occorre essere per forza maschi alfa per piacere o per essere maschi, ci sono altri modi. E secondo me, anche secondo Michela, il modello di maschio che viene portato avanti dai membri delle varie boy band è intrigante, diciamo, anche per la nostra cultura, perché ci apre verso nuove dimensioni. Mi manca pochissimo per finire, quindi prima di finire vi ricordo che se vi venisse in mente qualche domanda potete scriverla, anche se non è detto che vi sappia rispondere, perché io sono una come si può dire, un'accolita abbastanza recente del mondo dei BTS, e quindi è molto probabile che molti di coloro che stanno ascoltando ne sappiano di più. Però se avete qualche curiosità posso provare a rispondere. Voglio finire su una nota di contemporaneità. Qualche giorno fa Diletta Parlangeli, che è una giornalista che lavora molto in radio, ha pubblicato un video in cui spiega che è stata oggetto di una shitstorm molto grave. E questa shitstorm è nata da due imprecisioni che lei ha detto sui BTS aveva usato un verbo che non avevo mai usato prima, nel disannunciare un brano, una cosa del genere. Comunque, quando il brano finisce e si torna in studio, e lei ha parlato di uno dei membri dei BTS definendolo ex, quando in realtà sta solo facendo il militare, e poi ha fatto una citazione di una canzone, forse dei Verdena, ma io con le band italiane invece sono abbastanza scascia, comunque, in cui si parla di boy band e sembrava che questo fosse un giudizio negativo sui BTS. Ora, io conosco personalmente Diletta, che è una grande professionista, a cui piace molto ironizzare e scherzare, ma bisogna tener conto del fatto che a volte le persone decodificano le cose in maniera letterale, e quindi cosa è successo? È successo che sono iniziate ad arrivarle una serie di commenti molto offensivi,
in cui l'accusavano di essere ignorante, e fin lì ci sta, cioè potrebbe essere successo anche a me, ma le davano anche di razzista e xenofoba, no? Perché giustamente nella testa di queste persone lei se l'era presa con i BTS, quando ovviamente non stavano così le cose. Comunque è un video molto interessante in cui lei spiega l'evolversi di questa shitstorm, che a un certo punto assume delle dimensioni apocalittiche, con gente che inizia a scrivere alla rete dove lei lavora chiedendone il licenziamento. E allora, io nell'ARMY vedo una forza positiva, cioè credo che le ossessioni, come diceva anche Michela Murgia, siano parte di noi e vadano anche fino a un certo punto coltivate, ma finché non diventano deleterie nei confronti di altre persone. La povera Diletta si è trovata travolta da una cosa che sicuramente non ha voluto provocarsi, e secondo me è molto utile se chi passa e vede questo video vede anche il video di Diletta, perché magari può imparare qualcosa su dov'è il limite anche nel prendersela rispetto a qualcuno che magari su un certo argomento ne sa meno di te. Io appunto nell'ARMY continuo a vedere un valore bello, e qui mi sarebbe piaciuto farvi sentire il mio brano preferito dei BTS, ma ve lo faccio solo vedere così. Questa è la schermata iniziale, che è Butter, anzi, come direbbero gli inglesi. Era anche uno dei brani preferiti di Michela, infatti lo metteva spesso come sottofondo dei suoi video vari assortiti. Spero che vi sia venuta voglia di conoscere qualcosa di più di questo meraviglioso gruppo del K-pop, e en passant sappiate che se vi venisse voglia di andare in Corea del Sud, non sono un tour operator, non lo sto dicendo per guadagnare, ma è un viaggio facile, è un viaggio molto più facile di quanto non si possa pensare, è un viaggio che io consiglio tantissimo, perché è uno di quei paesi che si meritano di essere scoperti e celebrati a dovere, e noi lo conosciamo ancora troppo poco. Avrei finito. Non so se ci sono delle domande, guardo se ci sono delle domande. Ah, aspetta, che questo non è touch, io sono abituata al mio computer che è touch. Per fortuna sono tutte considerazioni. Ecco, dovrebbero partire l'11 e 12 dicembre gli ultimi quattro. RM e V l'11 e Jimin e Jungkook il 12, grazie, vedete che ne sapete più di me. Il mondo degli album K-pop è un universo a parte. Dynamite è forse la canzone che amo meno. Sara, lo so, è anche quella più orecchiabile. Sapete, io ho una certa età. Grazie per l'emozione. Sono un fenomeno socioculturale, quanta verità. Allora, vi posso dire una cosa? Aggiungo, perché non vedo domande, per fortuna, perché se no tutta la mia ignoranza sarebbe emersa. La cosa che volevo aggiungere è questa. Molte persone ascoltano superficialmente i brani del K-pop e dicono vabbè, è tutta roba già sentita. Secondo me una forza di tutti i membri del K-pop è che in Asia riescono a riprodurre in maniera perfetta, perfezionandola ancora, delle cose che da noi sono già magari accadute. Mi è venuto in mente un paragone, non so se avete mai assaggiato i whisky giapponesi. Normalmente i whisky uno si aspetta che siano dalla Scozia, no? dalle Isle of Islay o lassù, non so, io ho una fissazione per whisky torbati, e a un certo punto qualcuno mi ha detto assaggia i whisky giapponesi, e dicevo vabbè, giapponesi, ma che facciano il sake, ma no, nel mio, come dice, eurocentrismo interiorizzato. Ho assaggiato una serie di whisky giapponesi e ho scoperto che sono perfetti, cioè sono fatti anche meglio per certi versi dei whisky scozzesi. I whisky scozzesi sono onesti, diciamo così. Il prodotto giapponese è perfetto da un punto di vista tecnico, cioè si vede che si sono messi proprio lì e hanno perfezionato la parte tecnica della produzione del whisky. Ecco, e per me i gruppi di K-pop sono come un perfezionamento tecnico di quello che da noi è successo magari in passato. Quindi per questo dico, li dovete osservare come un fenomeno diverso dai nostri Take That o Backstreet Boys, senza togliere nulla a questi gruppi. È una cosa un po' diversa, è un modo molto asiatico, molto orientale di interpretare il fenomeno del pop, che noi normalmente identifichiamo come tipicamente occidentale, europeo. Quindi, come si dice in inglese, give it a shot. Ascoltate un po' di brani. Anche perché fra 290 gruppi, uno che faccia cose più nelle vostre corde lo trovate di sicuro.
Grazie, grazie, grazie. Sento l'urgenza di capirne di più. Mi fa molto piacere perché questo è il mio fine, il mio scopo è quello di mettervi un ditino nell'occhio e portare la vostra attenzione da parti magari insolite. Quindi vi ringrazio e io porto questa piccola eredità di Michela Murgia in giro. Per il resto non sono degna, ma almeno cerco di condividere col resto del mondo la sua passione per il K-pop e i BTS. E ciao!